Veneti pronti a partire per le vacanze, si preannuncia un fine settimana critico sulle principali arterie stradali che portano verso il mare e la montagna, primo esodo vacanziero che interesserà soprattutto le prime ore del sabato e della domenica, ma anche la serata di domenica con il rientro dei tanti turisti giornalieri. Con questo weekend iniziano quelli che sono i periodi di maggior movimento, soprattutto dei vacanzieri, quindi abbiamo allertato tutti i nostri servizi preventivi, soprattutto sulle principali viabilità che per il Veneto sono appunto soprattutto l'autostrada 4, la Brescia-Padova e le autovie venete, quindi la strada che va verso Trieste e la Slovenia per intenderci. Per questo la Polstrada del Veneto ha potenziato i controlli sulla 4 Brescia-Padova, sull'autostrada in direzione Venezia e Trieste e sulle strade provinciali come la Romea verso Chioggia e Sottomarina e la Monselice Mare. Già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, nonché tutta la mattinata di domani, avremo sicuramente un'importante intensificazione. La giornata di domenica sarà caratterizzata anche dai movimenti giornalieri, quindi il traffico intenso la mattina, traffico intenso il pomeriggio fino a tarda sera per i rientri nelle città, perché questo già da alcuni anni il movimento mordi e fuggi, cioè partire la mattina e rientrare la sera ormai è diventato un fenomeno consueto. Il consiglio della Polizia Stradale è di mettersi alla guida riposati, scegliendo orari più freschi come la mattina presto o la sera e di fissare sempre bene i carichi pesanti come valigie e biciclette spesso legate al tettuccio delle auto.